«Ecco tuo figlio, ecco tua madre». Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. E subito ne uscì sangue e acqua. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è uno stralcio del Vangelo del Venerdì Santo. È il momento in cui il nostro Signore dona la maternità universale a Maria Santissima, donando Giovanni, ma anche tutti noi, quindi Maria non solo madre della Chiesa, ma madre dell'umanità. E Giovanni è colui che porterà avanti quelle che sono le istanze più profonde della Chiesa, anche se poi simbolicamente la Chiesa viene portata avanti da Pietro. Però noi sappiamo appunto che sotto la croce questo testamento che nostro Signore fa è proprio quello, fare in modo che poi si porti avanti il concetto che tutto debba sicuramente ricapitolarsi in Cristo, ma passare attraverso Maria e anche sicuramente a quelle che sono le nozioni che Giovanni poi ci darà attraverso il Vangelo e attraverso comunque le sue lettere. Il Vangelo l'ho voluto sicuramente far chiudere con questa frase: e subito ne uscì sangue e acqua, per un motivo abbastanza semplice. Oggi inizia la novena alla Divina Misericordia, quindi di conseguenza mi sembrava doveroso chiudere questo momento proprio con questa frase qui. Quindi di conseguenza vi invito oggi all'inizio della novena alla Divina Misericordia e nello stesso tempo quella pia pratica del ripetere 33 volte il Ti adoro Croce Santa, che posti ornata al corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta al suo preziosissimo sangue, ti adoro mio Dio, posto in croce per me. Che questo farà sicuramente liberare tante anime del purgatorio. Quindi di conseguenza è una giornata speciale, perché oggi saremo più convinti rispetto alle altre volte di aver fatto una grande azione. Il nostro Signore morirà oggi, ma allo stesso tempo daremo a decine di anime del purgatorio, ma se uniti tutti quanti a decine di migliaia o milioni di anime del purgatorio, di poter uscire fuori da quella che è la loro condizione espiativa. Che cosa dire di altro? Penso che comunque i vostri sacerdoti o la vostra via cruce, o la vostra meditazione che farete oggi alle tre, sia un momento molto particolare. Sicuramente viviamo in una situazione storica in cui tutto sta per crollare, quindi di conseguenza penso che la passione che viviamo oggi è, non dico diversa da quelle degli altri anni, perché va bene, c'è la guerra, c'è la pandemia, ci sono tante situazioni che vanno a disgregarsi, ma sicuramente saremo più consci che l'umanità intera sta perdendo veramente quel filo che rimane per essere attaccati al Signore. Ecco che appunto stiamo mettendo in croce il nostro Signore da 2000 anni e oggi forse più che mai si sente ancora più, come dire, più in croce rispetto alle altre volte, perché veramente stiamo perdendo tutto quello che è la nozione che dovrebbe portarci la consapevolezza, e invece lo stiamo abbandonando. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Potrebbe essere anche un'altra invocazione: figli miei, perché mi avete abbandonato? Buona meditazione.